Domenico Pennacchio, responsabile della Plasmon a Latina, un torneo, una manifestazione davvero molto bella che tutti gli anni viene replicata in questa stagione, tanti numeri, tanti bambini che hanno partecipato, insomma tante belle notizie possiamo dire. Certamente, perché è un momento fondamentale per i bambini per stare insieme, lo sport aiuta sicuramente a far sì che questa crescita sia sempre intelligente e efficace, quindi è un appuntamento importante che grazie ai ragazzi che lo organizzano riescono a mettere in campo ogni anno. È un momento di famiglia, poi Plasmo è famiglia e quindi questo sicuramente dà un incentivo maggiore. Andrea Milani, capitano del Latina, qui al Plasmon Baby Cup, insomma una giornata speciale in mezzo a tutti questi bambini, che effetto le fa? È un bel effetto sicuramente, è un piacere per me essere qui, soprattutto perché stare insieme ai bambini che danno sempre molta dimostrazione d'affetto e molto limpida. Sono 2 anni da quando sono venuto anche io qui che stiamo vivendo cioè 2 stagioni fantastiche. Purtroppo ci è sfuggita di mano questa Serie A che sarebbe stato il coronamento di un sogno personale ma anche proprio di una città, però penso che la gente sia contenta ugualmente. Raccolgo molti segni di stima, di affetto, quindi sicuramente è una città che si è proposta al grande calcio in maniera anche determinante. Maglietta, Cavicchi e Colletti hanno fatto un grandissimo lavoro, hanno riportato innanzitutto una programmazione, una serietà all'interno di una società che ti permette di programmare e hanno investito, quindi principalmente sono loro gli artefici, e poi si è creata con i risultati, perché vincere i campionati e playoff e arrivare in finale per la Serie A sicuramente crea un entusiasmo tale che la società, la città e soprattutto, ecco, mi riconfermo sul discorso dei bambini, oggi vado al mare e trovo i bambini con la maglia del Latina o comunque che tifano Latina, non più grandi realtà come Milan, Juve, e questo secondo me, per quanto mi riguarda, ma penso anche la società e i giocatori che sono stati questi 2 anni con noi, è motivo d'orgoglio.